ringrazio per aver accettato l'invito di venire. E la cosa leggerò un po' perché l'obiettivo è far passare parlare al professor Ilenes, però prima voglio introdurre un po' il lavoro che faccio io, visto che organizzo io la conferenza, e vorrei comunque stare nei tempi. Quindi leggo per cercare di risparmiare tempo, altrimenti poi mi esibisco in movimenti e in carta per strada. Allora, intanto, oltre a ringraziarvi, mi fa molto piacere perché anche se venerdì non si sente. Così va meglio, sì. È che mi sento una cosa tra me e voi, mi impedisce un po', vabbè, ok. Allora, vi dicevo, mi sono molto grata perché nonostante sia venerdì sera, stanchi dalla settimana di lavoro, vuol dire che c'è ancora la forza della curiosità dentro in alcune persone, buona. Naturalmente qua non sta funzionando, vai, pazienza. E la curiosità che per me è una delle virtù fondamentali, come lo è per Feldenkrais, gli allievi dei miei corsi, per i quali fondamentalmente è stata organizzata la conferenza, sanno che Feldenkrais dice che una delle cose fondamentali è provare il nostro lavoro per curiosità, fondamentalmente. Infatti lui dice, le persone, la criticalità è un livello molto basso, non proveranno, e dice molto forte, neanche Dio potrà aiutarle. Allora, vi dico due o tre cose, una sul mio lavoro, una sul Feldenkrais, sul perché della conferenza, e poi qualcosa che riguarda la relazione del professor Jiménez. Prima di cominciare, vorrei fare una cosa, dedicare questo incontro a una persona è molto cara, direi la considero un'amica, che è morta il 5 novembre e si chiama Jutta Burgraf, e grazie a lei sto imparando come scrive in uno dei suoi ultimi libri sulla libertà vissuta a disarmarmi, non solo a lei anche a molte altre persone, però a disarmarmi, ad amare quella che è la mia vulnerabilità, a capire, vi leggo parole sue, che la libertà è allo stesso tempo un radicale stare in se stessi e una grande apertura alle realtà esterne. E poi una cosa meravigliosa, che le vere avventure sono quelle interiori che non possono essere impedite da nessuno. Scusate, io volevo dedicarlo a lei perché è anche grazie a lei che io continuo a fare il suo lavoro. E vi consiglio il suo ultimo libro e passiamo poi un'altra cosa, la mission, come si dice adesso, in PNL, del mio lavoro. Il mio obiettivo è fare formazione, divulgazione, ricerca, in piccolo modo, su temi quali l'educazione somatica, la salute, il benessere, il corpo, la teoria dell'azione, dell'agire umano, la narrativa, la comunicazione. Chiamando degli esperti della mente, perché io non sono esperta di tutto. E l'approccio vorrei che diventasse interdisciplinare. Mi sentite perché ogni tanto va via la voce? Infatti, non va per niente bene. Prego? Ma io sono Fede, non sono una statica. Allora, che cos'è il Feldenkrais? È molto difficile da spiegare, nel senso che quando vi faccio le presentazioni ci metto tre quarti d'ora per descrivere cos'è e un'ora per farlo provare. Quindi ho un quarto d'ora di tempo stasera e mi devo limitare. Vi dico, vi leggo una frase, vi do degli spot. Feldenkrais dice che vi sono grandi somiglianze negli uomini, ma vi sono anche i modi personali di agire, muoversi e sentire che rendono ciascun individuo un caso unico. E il mio lavoro consiste proprio nell'aiutarlo a realizzare la propria unicità. E questo ovviamente dal punto di vista del movimento, dal punto di vista motorio. Poi da quello si può arrivare anche ad altro, però l'obiettivo di Feldenkrais è questo. E come lo considero io, come lo vedo io, perché ci sono vari modi di vederlo, scusate se cammino, ma io devo camminare.
Il Challengers potrebbe essere considerato la narrativa del movimento e del corpo. Ciascuno di noi ha una storia, anche corporea, e questa storia è frutto di abitudini, pratiche antisportive, traumi, tensioni emotive, che si riflette sul corpo con dei pattern o schemi, come volete chiamarlo, posturali. E vi faccio un esempio che a me ha colpito tanto quando ho cominciato a studiare a Londra. E uno dei miei insegnanti era andato da Madre Teresa di Calcutta per fare il volontariato in uno degli orfanotrofi e seguiva bambini che erano su lettini, ovviamente sapete non c'era tanto tempo per seguirli, e il suo compito era di insegnare a quelli che davano da mangiare ai bambini, perché era l'unico momento di relazione che avevano con gli altri, di andare a nutrire i bambini non sempre a destra ma anche a sinistra, perché proprio i bambini erano tutti contorti, tutti ruotati da una parte. Quindi questo vi serve per riflettere un po' e pensare quanto le nostre abitudini di movimento, ognuno mette la propria storia, influiscono su quella che è la nostra postura, il nostro modo di muoversi, eccetera. E il movimento è conosciuto per il mal di schiena, solo per quello, ma si comincia comunque che si può. Ma la sua applicazione è più profonda, perché arriva sulla postura, nel conoscersi attraverso il movimento, partendo dal lavoro sull'immagine di sé corporea, e applicazioni che non sono solo terapeutiche, sulle tensioni, sulle arti, danza, teatro, musica, manager, eccetera, eccetera. È un discorso che direi che è molto semplice, perché se noi pensiamo che c'è l'integrazione della persona nell'atto, passa attraverso il corpo e si esprime in esso, e rivela allo stesso tempo il senso profondo dell'integrità dell'uomo come persona, abbiamo capito più o meno cosa voglio dire. Allora adesso cominciate a osservare come state seduti. Come siete seduti sulla vostra seggiola, vi faccio fare, mi dispiace, ahimè, è una cosa di pratico. Quindi in prima linea, osservate come state seduti, come state respirando, come tenete le gambe, la bocca, se sentite i denti. Potete muovere un attimo il bacino in modo da mettervi in atteggiamento comodo per ascoltare quello che dirà il professore. E poi, un'altra cosa, a chi mi chiede, spiegami in 30 secondi il lavoro che fai, lo spiego in questo modo. Intrecciate le dita delle mani, per favore fatelo, dovete essere attori. Chi viene qua stasera non è passivo, se è curioso lavora anche. Quindi intrecciate le dita delle mani, guardate il pollice, avete sopra, ok, non lo guardate, lo diciate, rendetevi conto voi, poi cambiate l'incrocio di tutte le dita e guardate qual è il pollice sopra. Grazie. Allora, molte persone non fanno nessuna fatica a cambiare l'incrocio delle mani, alcune ci mettono 5 minuti, alcune un quarto d'ora, alcune devono rifletterci un bel po' di tempo, perché non cambiano l'incrocio di tutte le dita, ma cambiano l'incrocio solo del primo. Allora, l'idea è questa, che ognuno ha una propria coordinazione e penso, a meno che non siate perfetti, che abbiamo sentito differenza tra un incrocio della mano e l'altro. Uno viene immediato e naturale e l'altro è un po' strano. Ecco, questo è uno dei lavori che andiamo a fare con questo lavoro. Visto che sta passando il tempo, non vi spiego altro sul Feldenkrais, perché chi vuole, fuori c'è qualche mio Deplan, un numero di Rizza Scienze che ho scritto. Purtroppo è un titolo direi indecente, però ho dovuto negoziare con Morelli, doveva essere la narrativa del movimento, Morelli ha voluto mettere un altro titolo, io gli sono molto grata per avermi fatto scrivere, non condivido tutto il suo pensiero, però gli sono molto grata, e in caso chi vuole leggere, sapere di più, leggela, guarda su internet il sito, o viene a provare, e questo è decisione vostra.
altro punto, vi spiego il perché è nata questa relazione, questo incontro. Dal desiderio di fare un regalo a quelli che vengono ai miei corsi, nel senso che Feldenkrais nel campo del movimento ha fatto un grande passo avanti rispetto al modello del corpo umano inteso come macchina. Uno dei miei insegnanti americani, Frank Wildman, dice, la traduzione non è tanto bella, però, che ha messo il cervello nell'organismo, cioè nel senso che non ci si è adattato più sul movimento meccanico, ma su come l'interazione sistema nervoso, sistema muscolare. Tuttavia, Feldenkrais tende a parlare degli esseri umani come se fossero sistema nervoso. Questo non lo dico io, ma lo dicono i miei colleghi che si sono trovati in un convegno a Parigi nel 2006, e cito l'intervento di uno che dice: alcuni dicono che Feldenkrais rimase soggetto al dualismo del suo tempo, anche se nella pratica ha superato un po' questo impasse. Per me c'è il rischio invece di un riduzionismo materialista che porta un po' al monismo, a vedere un tutt'uno, cioè i due eccessi. Una mia collega Esther Telen parla di Feldenkrais a questo convegno e dice: noi non abbiamo a che fare con sistemi nervosi, ma abbiamo a che fare con persone. Quindi l'origine della conferenza è nata da questo, dare un po' una visione antropologica alle persone che vengono nei corsi, che integri l'idea di Feldenkrais, che è stata geniale, però non era un filosofo, quindi determinate cose non le approfondite. Però sono andata oltre, con i desideri, con i pensieri, e sognando ho pensato, come dice il mio relatore di tesi, un americano, Robert Gould, che la realtà è morbida all'intenzionalità. E allora perché non fare un regalo a più persone? Sentire le cose belle che dice il professor Jiménez. Perché non stimolarci a meditare? E cito le parole di una poesia che ho sentito a un convegno di medicina e persona sul fattore umano. Perché non stimolarci ad evitare quella sola spaccatura decisamente profonda che è quella che divide la meraviglia dell'uomo dagli smontatori di meraviglie, e invece far prendere consapevolezza della meraviglia di essere uomo nonostante tutti i nostri limiti e vulnerabilità? Perché non fare un po' di cultura? Cultura intesa come ciò per cui l'uomo, in quanto uomo, diventa più uomo, perché più accede più all'essere. Vi leggo un'altra fase sulla cultura, cara, perché io in questo ci vedo anche il Feldenkrais. Poi ognuno ha le proprie opinioni, potete condividerlo o no, però questa è la mia. Non si può pensare una cultura senza soggettività umana e senza causalità umana, ma nell'ambito culturale l'uomo è sempre il fatto primario, l'uomo è il fatto primordiale e fondamentale della cultura, e questo uomo lo è sempre nella sua totalità, nell'insieme integrale della soggettività spirituale e materiale. Ecco, anche nell'ambito dell'agire, la base sufficiente per cercare sempre nella cultura l'uomo integrale, l'uomo tutto intero, in tutta la verità della sua soggettività spirituale e corporale. La base che è sufficiente per non sovrapporre alla cultura sistema autenticamente umano, sintesi splendida dello spirito e del corpo, per non sovrapporre delle divisioni e delle opposizioni preconcette. Non so se voi cogliete il legame, però per me, se ci deve essere qualcosa che fa diventare l'uomo più l'uomo, Feldenkrais pure fa parte della cultura. Questo è il motivo per il quale io avevo invitato anche l'assessore allo sport e alla cultura, che hanno mandato un ringraziamento, ma che non potevano venire stasera. Allora, grazie a questo, alla vostra curiosità, siete qua,
E adesso abbiamo il nostro relatore, che io ho avuto la gioia di avere come insegnante di logica, ma come tutti gli insegnanti della mia università, Università della Santa Croce, è ancora prima un formatore. Sì, perché io ho scelto questa università particolarmente perché lì non si va in erudizione, tecnicismo, ma cultura. E citando le parole di un filosofo a me caro, Iano, leggo, ci stringiamo i tempi, anche se sarebbe più bello parlare, a volte libera, un'università dove si cerca l'unità senza distruggere la differenza e si afferma la differenza senza rompere l'unità. Un'università dove alla base dell'autentica relazione interpersonale si trova l'empatia. L'empatia che è questo modo di conoscere nella corporalità, e qua ritorniamo al movimento, nella corporalità dell'altro, il suo tempio personale più intimo attraverso un contatto in un certo senso assoluto che trascende le convenzioni culturali, anche quelle linguistiche. E questo lì si tocca con mano perché in questa università vengono persone da tutto il mondo e a Roma, quindi di tutte le culture. E inoltre lì c'è questo stile di avvicinarsi alla realtà in modo cognitivo e amoroso nello stesso tempo, dove c'è un rispetto della realtà unica di ogni cosa e di ogni persona. E lì ho toccato con mano proprio cosa significa cospirare per la realizzazione del progetto interno di ciascuno senza imposizioni e senza sostituzioni. Allora, attualmente il professor Jimenez, oltre a insegnare logica, per la maggior parte del tempo insegna, è professore ordinario di retorica presso la Facoltà della Santa Croce di Comunicazione Istituzionale, e vi potrei leggere tutti quanti gli altri titoli, perché riesco a saltarli, dirvi altre cose di lui, forse non interessano più quelle. Vi dicevo che è stato un insegnante di logica, ma in tutte le lezioni di logica parlava anche di unità dell'uomo. E io mi domandavo cosa c'entrava parlare dell'uomo, della musica, della corporalità, dell'unità dell'uomo nell'esperienza musicale, e poi il resto magari lo spiegherà lui se vuole dire qualcosa. E con lui ho scoperto anche questo, che c'è sempre un grano di pazzia nell'amore, come c'è un grano di logica nella follia, e come dice lui in alcuni suoi scritti, la logica non è tutto, c'è anche l'uomo. Ha scritto un libro su tale passo, del quale ci parla stasera. Lui è stato anche amico, se vuole ci dirà qualcosa su tale passo, e lo ha frequentato e ha scritto questo libro che speriamo venga tradotto a breve in italiano. E a lui spiegarvi perché ha scelto PAS per questa relazione stasera. Non penso sia solo per il fatto di avere in comune di essere messicano. E allora, con che atteggiamento mettersi in quello che io chiamo stasera, per il mio modo di vedere, in questo laboratorio sul corpo? Il professor Jimenez è parola, cortesia, relazione, dialogo, non è una persona aggressiva, quindi non aspettate di uno show, cambi di toni di voce, cose strane. Lo cito, ve lo descrivo, con una frase che ha scritto in uno dei suoi ultimi interventi: di fronte allo stereotipo non è la ragione la prima facoltà chiamata in causa, ma un insieme di risorse che Aristotele chiama buona volontà, che possiamo definire come volontà di capire, o meglio, quell'anticipo di simpatia senza il quale non c'è alcuna comprensione. Quando uno non vuole capire, ogni informazione, per quanto opportuna e perspicua, rimane insufficiente. Quella volontà però non è la nostra, non è nelle nostre mani la facoltà di farla agire. Possiamo solo provare a suscitarla, e a questo scopo il modo migliore è mostrare quella propria. Perciò non è di solito indicato il tono di sfida, ma tutto al contrario, la mitezza nel chiarimento.
Bene, adesso immaginatevi di essere a teatro, visto che siete già seduti a semicerchio. Mettetevi in tre ruoli, nel ruolo dello spettatore, quindi ascoltate, nel ruolo del narratore, vi spostate, quindi vi tirate fuori, e nel ruolo dell'attore, spero che poi farete delle domande, e mi resta che augurarvi di godervi, di ascoltarlo. Mi dispiace aver preso 10 minuti in più, non ho calcolato tempi. A te la parola. Grazie, probabilmente non ho avuto una presentazione che è al tempo stesso tutta una preparazione del pubblico, così accurata. Ho pensato di stare in piedi, forse muovermi, ma ho capito che preferite un relatore fermo. E comunque, siccome ho un po' di fogli da tenere vicini, magari mi fermo qui. Sono molto contento di essere qui, perché proprio in questa sala sono stato 15 anni fa, la prima volta che sono venuto a Verona, anche grazie a Raffaella, e l'argomento era diverso, però ci sono alcuni punti che penso che torneranno. Non so se qualcuno di voi era presente in quell'occasione, non so se mai c'era qualcuno avrà questa memoria di ricordare dopo 15 anni, ma veramente è un piacere, vi ringrazio. Mi dispiace, ma questo meglio, no? Molto meglio. Allora sarò ancora più fermo, ma mi sentirete meglio. Sì, le dicevo che ero proprio qui, in quell'occasione, mi sembra maggio del 95, e qualche mese dopo ho incontrato Octavio Paz, e mi ricordo che avevo un'esperienza molto significativa legata a Verona, perché io avevo lanciato l'idea di leggere questo libro che è stato segnalato brevemente da Raffaella, Octavio Paz, La duplice fiamma, che era uscito poco prima. Io l'ho consigliato, ho detto: a me sembra una bellissima storia della nozione occidentale dell'amore attraverso la letteratura. Qual è la concezione dell'amore nei greci, nei latini, nei medievali e così via? E c'è nel capitolo centrale, si passa dall'esposizione storica ad un'esposizione un po' più sistematica, e i suggerimenti sono fantastici. Allora mi era arrivata qui attraverso Raffaella qualcosa che era successo a un'ascoltatrice. Io sono rimasto molto colpito, c'è una persona che aveva letto il libro e aveva scoperto che il corpo era suo, e questo aveva delle conseguenze vitali, molto vitali. Cioè, io non avrei fatto certe cose, o meglio, io adesso non potrei più comportarmi in un certo modo, perché, ma hai capito? È il mio corpo, sono io, questo sono io, lo dice, forse verrà fuori adesso fra poco, lo dice Octavio Paz, siamo il nostro corpo. E questo viene già da, per esempio, Merleau Ponty lo diceva così. Possiamo dire: siamo il nostro corpo, e non essere materialisti. Certo, per un materialista io posso essere soltanto il mio corpo, non c'è un'altra possibilità, ma è possibile non essere materialisti e dire: sono il mio corpo, perché il mio
il mio corpo non è qualcosa che ho come un vestito, come qualche altra proprietà, è qualcosa di più. E ieri, questa mattina, sono stato a Padova perché partecipavo ad un convegno all'Università di Padova sulla sua argomentazione e dibattito, e oggi a pranzo siamo rimasti distribuiti nella tavola in una maniera un po' scomoda perché è rimasto un professore di Tel Aviv che non parla italiano, e quelli che stavamo vicini a lui facciamo molta fatica con l'inglese. E io ho cercato di salvare la situazione, però il problema a volte non è solo la lingua, ma trovare un argomento che mi possa aiutare, un argomento interessante, se non è solo la lingua, ma addirittura un argomento lontano. E allora mi sono ricordato proprio di questo. Ho detto che sarei venuto qui per parlare per un centro Feldenkrais, e ho aperto subito gli occhi, perché certo lì in Israele è molto presente, e abbiamo parlato per un po' di Feldenkrais, non me l'avrei immaginato, no? che quella era la soluzione per salvare una conversazione difficile. È molto presente, conosciuto oggi. E allora, Octavio Paz, il motivo per cui ho deciso diversi anni fa di dedicare tempo a studiarlo, mi dispiace dirlo, ma era in buona misura perché era messicano, perché io intuivo che avrei avuto vita lunga in Italia. Mi serviva un aggancio professionale, intellettuale, con il Messico. In quel momento io ho ripensato a qualche filosofo, lui ufficialmente non era un filosofo, però poi ho avuto la fortuna di pubblicare il primo articolo che riguardava Paz qualche settimana prima che gli dessero il premio Nobel. È stato un colpo di fortuna, poi mi hanno chiesto alcuni articoli, l'ho conosciuto di persona, lui ha letto tutto ciò che ho scritto su di lui, ho avuto qualche riscontro, frequentarlo è un po' troppo, l'ho visto due volte, però lui leggeva tutto ciò che io gli inviavo e io lo sapevo. Però andiamo sull'argomento, in qualche modo c'è già questo libro. È stato per me una folgorazione. Come può un autore che aveva avuto un passato comunista, un autore liberale, non credente, anche se non ha mai voluto chiamarsi ateo o agnostico, che aveva delle posizioni sulla corporeità che ogni tanto mi ricordavano molto Giovanni Paolo II, e non solo questo, anche sulla persona, la solitudine, la ricerca dell'altro, come la persona è costituita dal rapporto con gli altri, come noi copriamo noi stessi nell'altro. Sono nozioni che le ritroviamo negli scritti di Giovanni Paolo II sull'amore. Per molto tempo è stato per me un mistero da dove veniva questa vicinanza, finché proprio un anno, la stessa data, un anno prima della sua morte, in una conferenza, forse l'avevo detto prima, io non lo so, l'ho scoperto lì, nella pubblicazione della conferenza, raccontava la sua vita universitaria a Città del Messico e come nella facoltà di lettere
diceva, noi leggevamo, no, questo noi era un gruppo di amici intellettuali di un certo livello, di sopra della media, leggevamo con passione Max Scheler.